Salve amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video sono letteralmente incazzato nero perché veramente queste persone che fanno queste cose mi fanno letteralmente incazzare. Allora, per prima cosa, 85 Ago. 85 Ago, ho scoperto da lui che gli hanno hackerato l'account, gli hanno rubato password e tutto, e sicuramente l'avranno modificato la password e tutto, quindi lui non può più entrare nel suo account di YouTube. Come volevo dire. Allora, prima di tutto volevo dire a quella persona che l'ha fatto che è una grandissima testa di cazzo. Proprio te la meriti tutta, la parola testa di cazzo. Non voglio avvertirlo, ma tanto in questo video non penso che lo vedrà. Io ho consigliato ad 85 Ago, il mio amico, visto che è mio fratellone, di denunciarti. Quindi se vedi questo video ti beccherai una bella denuncia, guarda che tu domani mattina stai ancora piangendo. Da quanto hai fatto questa stronzata. Quindi è il minimo che ti prenderesti. Ma poi spero che te ne faccia anche la seconda, perché gli hai creato pure l'account di Libero, l'account principale dove lui gli arrivano le mail. Quindi spero che ti becchi una seconda denuncia. E quindi 85 euro, se vedi questo video, io direi di fare una bella seconda. Poi anche una terza, per averti offeso, perché ti ha offeso pure nei commenti privati, ti ha dato del figlio di cose varie. Non voglio dire i commenti perché non li penso, e quindi sono cazzi questo qua che ti ha messo gli insulti. Quindi tre belle denunce gliele farei, così la prossima volta non lo fa più. Quindi il suo canale per adesso non ce l'ha. Lui ha chiesto a Google e YouTube se potevano risolvergli questo problema, gli hanno detto che lo risolveranno al più presto. Però io comunque 85 Ago, una denuncia gliela farei. Poi se vuoi ne fai anche una bella seconda e anche una bella terza. Così almeno una per averti anche hackerato l'account di Libero, la seconda per averti hackerato l'account di YouTube e il terzo per offese. Così questo qui la smetti di fare il coglione, perché tanto sarà un ragazzino del cazzo, anche se avrà 20 anni è un ragazzino del cazzo. Io ne ho 21 e io non faccio queste cose, ma alcuni sì, quindi siete delle teste di cazzo. Così almeno. Comunque, io gli dico una cosa a questo qui, vergognati, proprio domani mattina se ti svegli, spero che non ti sveglierai, ma se ti svegli, guardati allo specchio, un po' alla bocca, fai e ti sputi addosso, anzi spero che lo sputo vada sul vetro, poi ritorni indietro e ti becchi l'occhio, così almeno ti becchi anche, ti sputa pure il te stesso, ti sputa lo specchio, lo ti sputa, vuoi vedere, fai schifo. Cosa volevo dirvi comunque, quelli che sono stati sempre fedeli nel mio canale, che mi hanno sempre seguito, che mi hanno sempre guardato i miei video, di iscrivervi al primo canale di 85 Ago. Poi lui ne ha aperto un secondo. Singhiozzi, scusami, scusatemi. Allora, cioè, singhiozzi arrivano su. Ah, sempre c'ho i singhiozzi, io non so perché, magari quando sono incazzato mi arrivano i singhiozzi. Vabbè. Ha aperto un secondo canale, The King 85 Ago, che lo metterò sempre in descrizione, lo metterò magari anche nel video qua. Magari scrivo primo canale 85 Ago, secondo canale 85 Ago. Lui ha fatto pochi video, è logico perché ha aperto un nuovo canale, perché l'altro non gli funziona. Spero che glielo daranno al più presto e tu gli fai comunque la denuncia. Anzi, prima che ti ridiano l'account, se no forse non sanno i carabinieri e i poliziotti quando questo qui è entrato, quindi non lo so. Prova comunque a farlo prima, se ci riesci. Ed è un consiglio che darei a chiunque. Quando uno vi ruba l'account e tutto, denunciate. Cioè, risolvete subito il problema. Poi, nel suo secondo canale ha fatto un trailer, che comunque è il video iniziale. Poi sta facendo sempre la FTB Ultimate Pack. Io gli consiglio comunque di mettere anche i primi episodi per sicurezza. Se proprio questo qui magari ti cancella i video. Se è proprio un figlio di proprio uno di quei proprio bastardi ai, dentro. Ti consiglio di mettere anche i primi episodi. Poi qui c'è il video che li ho guardati tutti perché è chiaro, il mio fratello ora li guardo tutti i video, anche quelli vostri, voi certe volte non mi seguite, alcuni, ma vabbè. Comunque, quelli fedeli proprio che mi hanno sempre seguito, che mi hanno sempre, così dire, guardato, io ho sempre seguito a loro e quindi spero che anche loro facciano la stessa cosa, di iscrivervi ai due canali di 85 Ago.
Io preferisco, cioè, iscrivetevi a tutte e due, ma quello che lui sta usando adesso in questo momento è The King 85 AV, quindi questo secondo canale che vi metterò in descrizione. Poi anche nel primo se non l'avete fatto, aspettando che risolvano questo problema. Poi perché io qua i video li ho visti tutti e qua mi dice che non li ho visti? Cioè, perché? Non me li aggiorna sicuramente, perché io qua li ho messi tutti, mi piace. Cioè, vedete, mi piace. Mi piace. Ho anche commentato. Si è rincoglionito allora. Ah, perché forse ogni... Ah, ecco perché. Perché ogni volta tu te li resetta tutti perché li devi riguardare per dargli un'altra volta la visualizzazione. Ah, questa non la sapevo. Vabbè. Comunque, nel video ha scritto infatti, si sono rubati il mio canale 85 AV. Io, come glielo ho già detto, glielo ho anche consigliato, gli ho scritto nei commenti di denunciare queste cose, subito, ma proprio così almeno quello lì gli arriva una bella denuncia e forse gli deve pagare pure i danni. E poi magari se è minorenne i genitori pure lo prenderanno pure a calci nel culo, ma spero di sì che sia minorenne. E soprattutto gli staccano il computer, così non fa più stronzate, fino a che non compie una certa età e abbia imparato la lezione. Poi, se lui avesse anche un canale, visto che questo qui gli ha risposto in anonimo, e lui ha un canale soprattutto di 3.000 o 4.000 iscritti, io spero per lui che ne abbia di più e non di meno, gli hackerano anche a lui il canale, così almeno impara la lezione, gli cancellino tutto, anzi, gli cancellino pure il canale di YouTube, così impara la prossima volta. È una bella lezione che ti darei io. Ma proprio... E poi pagare i danni di quello che hai fatto al mio amico 85 AV, anzi al mio fratellone 85 AV, perché ti meriti tutte le pene del mondo, tutti i dolori che potessi sopportare, perché proprio te lo meriti. Allora, volevo anche consigliarvi 85 AV, prima di tutto perché è un fratello, per me è una persona veramente gentile, è uno di quelli proprio che non fa del male a nessuno, è uno di quelli proprio come me che non rompiamo le balle a nessuno, ma ci sono gli altri che ci vengono a rompere i coglioni. Questa è una cosa proprio che veramente mi infastidisce, ma soprattutto perché magari questo qui, magari, fa dei dispetti, ha fatto un dispetto a 85 AV, perché magari ha detto dei commenti suoi personali, questo qui magari 85 AV magari ha parlato, che ne so, di un youtuber famoso, come faccio anch'io alcune volte che parlo di alcuni youtuber famosi, che magari non pubblicizzano canali tipo quelli di alcuni che magari possono, lo fanno per passione, e magari questo qui ha parlato magari 85 AV di un youtuber famoso, questo qui si è alterato perché crede che quello lì sia chissà chi, quel youtuber famoso, e gli ha hackerato l'account. Questo è un modo per sputarlo e dargli tanti di quel calci nel culo a questo qui, che domani mattina sente ancora i dolori nelle chiappe, da quando ce l'ha rosso o viola il culo. Proprio perché dimostrano che loro non sanno rispettare le persone, ma soltanto quelli che definiscono eroi, o quei youtuber che, diciamo, tra virgolette, li possiamo vantare. Io non li vanto. Io alcuni youtuber famosi non li vanto, perché quelli la pensano a loro stessi, non gliene sbatte un cazzo del pubblico. Fanno i video proprio per avere visualizzazioni e guadagnarci sopra. Ma questo l'abbiamo detto 30.000 volte, infatti alcuni mi hanno anche commentato scrivendomi tu non puoi dire questo, tu non puoi dire quell'altro, nel tuo canale ho trovato solo difetti. Non puoi dire quello che vuoi, ma la verità è quella, io dico solo la verità, la mia verità, poi se non è vera, non ci posso fare niente, ma le mie opinioni sono queste. A me, prima di dire che un youtuber famoso, tipo, come avevo detto l'altra volta, Luke, che dice sempre che non bisogna offendergli la famiglia, e lui mette la famiglia in primo piano, non è colpa, no, non è colpa di quello che ti sta offendendo, ma è colpa tua che tu metti la tua famiglia davanti a una videocamera. Non te la prendere con gli altri, e non dare agli altri i bimbi minchia. Sei tu il bimbo minchia in questo caso, perché hai messo la tua famiglia davanti a una videocamera e ti offendi se la gente ti offende la tua famiglia. Sono cazzi tuoi. Io non è che adesso tutti i giorni metterò qua mio fratello e lo faccio apposta, metto mio fratello per farglielo insultare. No, mio fratello non lo metto, metto solo me, la mia faccia. Se poi la gente deve offendere la mia famiglia e non l'ha mai vista in tutta la mia vita, la mia famiglia, questo mi farebbe incazzare. Allora sì, ma se io non la faccio vedere la mia famiglia, non ti puoi permettere tu di dirmi no, tu non ti puoi permettere di offendere la mia famiglia. La metti in primo piano, che cazzo vuoi? Cioè, cosa devo fare io? Devo starmi zitto? Non ho capito. Io posso dire quello che voglio. Invece alcuni casi invece che è sbagliato, vabbè, io mi dico che anche se uno si mette a offendere la famiglia tipo di Luke, anche se lui l'ha messa in primo piano, mi incasserei anche io, vabbè, è logico, non è giusto quello che fa quello lì, ma se tu dici prima
non offende la mia famiglia e la metti in primo piano, quello che ha sbagliato per prima sei stato tu, non è stato il pubblico che ti ha offeso la famiglia. Quindi è un mio parere. Poi uno può anche insultarmi dopo nel video, con i commenti, no, tu non puoi dire queste. Potete dirlo, ma non me ne frega niente. Perché tanto alla fine la ragione ce l'ho io. In teoria ce l'ho io. Perché è giusto che se io dico non mi offendete la famiglia e non la metto nella webcam, va bene. Posso, è giusto, non dovete offenderla perché non la conoscete, non l'avete mai vista in faccia, la mia famiglia, a parte mio fratello una volta, ma non è che quella volta adesso dovete offenderlo, mischino. È una persona, un ragazzo che esce tutti i giorni, io invece sono chiuso qua dentro. Quindi quello più rompicoglioni sono io, cioè quello più sfigato in teoria. Cioè vado a lavorare, però. Però se tu metti la tua famiglia in primo piano e la gente ti offende la famiglia, questo sono soltanto cazzi tuoi, punto. Come se YouTube mettesse in videocamera la madre e gli offendono la madre di YouTube, è colpa di YouTube, non è mica colpa del YouTuber che guarda il video, cioè offende la sua famiglia. Raga, quindi mettetevi il cuore in pace. Comunque, tornando al discorso 85 Ago, che non voglio che il video duri troppo. 85 anni gli hanno hackerato l'account, io gli ho detto di consigliargli di denunciare tutto quanto, io spero che lo faccia, e questo qui abbia la punizione che merita comunque. Spero che comunque 85 anni gli diano l'account vecchio, così può usare sia magari questo account nuovo sia il vecchio. E comunque a quello che ha fatto questa cosa qua, non mi sembra giusto quello che hai fatto, perché lui non mi sembra che ti abbia fatto qualcosa. Non penso che ti abbia ucciso il cane, il gatto, la madre, il nonno, il vecchio, tua zia, tuo zio, tuo cugino, tua sorella, tua eccetera, eccetera. Non voglio fare la lista. Volevo dirlo velocissimo, ma non ci sono riuscito. Vabbè. Quindi mi sembra un ragazzo abbastanza dolce anche, perché lo conosco e nei video lui, guardatelo, è proprio triste di questa cosa. Proprio perché l'avete proprio ferito. Lui è una persona gentile, è un ragazzo gentile, a 28 anni è gentile, non fa male a nessuno. È un ragazzo, io lo sento pure su TS, ragazzi, cioè, ma come cazzo fate a fare una cosa del genere? Io ho 21 anni, lui ne ha 28, ma cazzo, fare una cosa del genere, cioè, proprio vi vergognate. Ma cioè, io mi farei schifo, cioè, quando mi alzo, io mi alzo nel letto, quello che ha fatto questa cosa, io te lo consiglio, alzati dal letto domani mattina. Apri la finestra, ti butti dal terzo piano, cioè un terzo piano, ma se ne hai uno un primo piano, apri un tombino e buttati giù, di testa, così almeno il tuo cranio si spappola, e così almeno proprio ti levi da questo pianeta, perché non servi a un cazzo. Uno come te è da buttare nell'immondizia, perché fare queste cose veramente ti devi solo vergognare. Ma solo questo. Poi ti giuro, ti beccherai una denuncia di sicuro, perché se non lo fa lui lo faccio io. Te lo dico già. Comunque, 85ago mi ha informato che mi sta facendo anche una intro per Slenderman. Lo ringrazio per questa cosa, ti ringrazio veramente perché mi serviva questa intro. Poi l'ho chiesto anche ad altre due, quindi vedo qual è quella che mi piace di più, ma penso che mi piaceranno tutte e tre. Magari le uso tutte e tre, adesso non lo so. Questo qua mi ha scritto Mister Cobra Design, mi ha scritto che mi faceva una intro, però non mi è sembrato che me l'abbia mai fatta, quindi non me la farà mai, ormai. Ormai, ormai, vabbè. Quindi 85 come l'ha già fatta, gli ho detto pure a 85 di mettere nella intro il suo canale, cioè il creatore della intro, magari scrive Created Intro, mette il suo canale 85ago con l'HTTP. E poi il mio canale con l'HTTP, perché così la gente che vede la mia intro sa che comunque può andare nel canale 85ago e fare, lo sto sponsorizzando. Lo faccio anche per quello, ma poi metterlo sempre in descrizione, non è che lo metto solo nel video, nella intro. Quindi io quando metto una persona, lo metto dappertutto, lo metto nei canali consigliati, in descrizione, e se mi ha fatto la intro, anche nella intro. Adesso ad esempio io l'ho messo pure qui. Allora, nel mio canale, eccolo qua, canale 85ago, non so se mettere il suo primo canale o il secondo, perché non me li fa mettere tutti e due qua a me, non so perché, è una cazzata. Poi c'è questo 270 iscritti e non so chi è questo 70esimo iscritto, perché non mi arrivano le notifiche sulla posta in arrivo, ma non penso, non so perché.
Non so perché adesso non mi arriva più. Vabbè. Quindi ragazzi, termino questo video qui. Questo è il canale 85 Lago, il secondo lo metterò qua, qua. Metterò anche il primo qui o qui, dipende. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Vi prego, iscrivetevi al canale 85 Lago, nel secondo sia nel primo, se non l'avete fatto. Quindi un saluto da Bayon Community. Ciao a tutti!